Beh, vogliamo ricordare Piccolo Cocò, vogliamo ricordare tutti i 120.000 bambini che la violenza criminale e mafiosa ha ammazzato, ha spazzato via. E non possiamo dimenticare anche tanti bambini che in questo momento sulla faccia del pianeta, nei conflitti, nelle guerre, in quell'arroganza, perdono la vita. Per Cocò quindi un momento anche di riflessione, le mafie uccidono, uccidono anche i bambini, uccidono le donne, le mafie mostrano questa grande loro violenza. Oggi c'è un problema che nel paese, in Italia, nella testa della gente si è passati dal crimine organizzato mafioso al crimine normalizzato, è diventato nella percezione una delle tante cose. Invece le mafie sono forti, sono più forti anche più di prima. Fanno magari meno attentati, meno grandi manifestazioni di violenza, ma i loro affari, la loro presenza, le loro strategie le portano avanti. Sì, beh, ci sono adesso dei provvedimenti, degli interventi che restringono un pochettino. Noi non dobbiamo sostenerli, incoraggiarli, non lasciarli soli, ma soprattutto dobbiamo, come cittadini, non essere dei cittadini a intermittenza, a seconda dei momenti e delle emozioni nel paese, ma cittadini più responsabili. E quindi questo anche nel ricordare il piccolo Cocò, ecco, la sua morte deve graffiare le nostre coscienze, deve porci delle domande. Deve dirci ancora una volta che le mafie sono presenti, la 'ndrangheta è forte, e che quindi c'è bisogno del lavoro, di quella risposta che i magistrati, forze di polizia portano avanti, ma ci deve essere anche una rivoluzione delle nostre coscienze, di cittadini veri. I giovani hanno bisogno di trovare delle visioni di speranza e di cambiamento, e noi chiediamo anche loro di essere protagonisti di questo cammino. Il cambiamento che noi sogniamo e desideriamo ha bisogno di ciascuno di noi e noi dobbiamo essere parte di questo cambiamento. La malattia più terribile è la delega e sono anche i neutrali, sono anche i neutrali, sono quelli che non vogliono mai mischiarsi, che stanno a guardare, che stanno alla finestra, che magari qualche volta si commuovono quando succedono delle grandi tragedie, ma poi non si muovono. Noi abbiamo bisogno di una reazione oggi. Le mafie sono molto forti, forti usando altre impostazioni. Tocca a noi allora fare di più la nostra parte.